The Killers Human, sono le 8:37, questa è Radio DJ, neanche li abbiamo annunciati e già arrivano dei messaggi: dateci Pick e Jackson, nessuno si farà male. Quindi buongiorno Andrea, buongiorno Francesco, buongiorno Tommaso, buongiorno Marco. Buongiorno. Belli tutti in coro. Sì, oggi sarà difficile gestirli perché sembrano un po' noi alle prime armi. Bravo, cioè, bravo, hanno quell'atteggiamento anche nel vestire, vi faccio i complimenti. Bravi, continuate a mantenere questo stile. Allora, mi il raccomando. Mio collega ha detto una cosa che io ho pensato subito quando vi ho visto. Ho pensato: quattro ragazzi toscani che rappresentano San Marino, battono sulla carta, non ce ne voglia nessuno, a una voce per San Marino, cioè il contest che dà il biglietto d'accesso all'Eurovision, musicisti più quotati, no? Più famosi. Con un pezzo clamoroso arrivano a farsi vedere da 160 milioni di persone, come suonando, facendosi un mazzo così, la famosa gavetta. Ho chiesto che età media avete e avete detto 30 anni. Tra l'altro voi a Liverpool c'eravate già stati col vostro furgone a suonare, giusto? Voi siete ancora la band che gira con tutti gli strumenti dietro. Bravi. Ma anche perché tu hai detto dalla Toscana, uno pensa: da dove venite voi? Borgo Abugiano. Dovete sapere, io ho mia sorella che abita proprio lì, anzi li conosce, vi saluta, che Borgo Abugiano è sinonimo del posto più sfigato della Toscana. Non me ne voglio, no. Pieraccioni ci ha fatto una serie di colpa di Pieraccioni. Salutiamo il sindaco, la Pro Loro. Non c'entriamo nulla. No, ragazzi, io devo salutare pure Andrea perché l'ho fatto a Rai 1 sta cosa. Io sono l'unico pugliese di Andrea. Devo salutare per forza. Bravo. Non posso più tornare a casa. Lui, per quando vedete le foto, è quello identico a Biggio. Cioè, lui che ha parlato adesso. Come si arriva effettivamente sul tetto del mondo partendo da, appunto, suonando, da un paesino così. Col furgone. Io ho sempre intestato in America un furgone verde Chevrolet Astro. Ma davvero? Davvero. Non sappiamo dov'è. Come vi siete conosciuti? Cioè, qual è l'origine del gruppo? L'origine, io e Fra ci conosciamo dall'asilo praticamente. Abitavamo davanti. E quindi no, niente, poi la band è nata al liceo come tante band, per gioco. La formazione poi è cambiata perché prima c'erano altri due ragazzi sempre di Borgo Abugiano che poi però hanno deciso di lavorare, perché uno dice no, io devo lavorare, uno fa l'avvocato, uno il farmacista. Sono quelli che hanno ascoltato i genitori che gli hanno detto: quando inizi a lavorare, adesso vado dopo troppo però. Io ve l'ho detto quando ci siamo visti lì, voi siete i nostri fratelli minori, ragazzi, proprio il fratello minore. Pick e Jacks e appunto Spinotti eccitati, vediamo se so la versione che corrisponde, che una volta è caduto uno spinotto dritto e avete detto: quello spinotto lì è eccitato e quindi... Sei troppo preparato, guarda, è disarmante. Esatto, io sono abituato. Però è così. Sì, assolutamente così. Cioè, proprio io sono una persona molto... la persona più maldestra che potresti trovare. E addirittura mi hanno fatto guidare per arrivare qui e abbiamo messo la prova. E va bene, questo spiega il nome del gruppo. Ora però mi dovete spiegare i nomi dei vostri nomi d'arte. Esatto, iniziamo da E-King. Allora, E-King, perché Andrea? Allora, è molto semplice, sempre autore. Sempre lui, bassista, certo. Se la traduci dall'italiano, che è congiunzione dall'inglese, and King dall'inglese all'italiano, te l'avevamo detto di non chiedere. Lo sapevo che non c'era un motivo serio dietro. Non lo cambiare. Francesco, perché il tuo soprannome? Il mio soprannome è Little Ladle, perché tradotto letteralmente è mestolino, perché mio padre ai tempi del liceo, quando ballava in discoteca la musica anni 70, dicevano: sei talmente legnoso, sembra che tu abbia mangiato dei mestoli.
e quindi Mestolone. Quando sono nato io, Mestolino. E quindi tutti mi conoscono Mestolino, io li solledo dall'inglese. Ho paura del soprannome di Tommaso. Holy Argot, perché questo è un po' più complicato. Allora, no, vabbè, semplice. Alla fine Holy, che viene da un pezzo del mio cognome, tradotto in inglese, è una specie di ironia con santo, che è quello che non sono. E gli Argot invece erano una specie di movimento post-guerra minorile, criminale. Quindi sei il bad boy del gruppo. Ha tutto senso. Marco Magico. Ma io in realtà non la conosco la storia. Perché, vero, neanche ma tu. Ma gliel'abbiamo dato noi perché necessitavano di sta cosa. Cioè, conosciuti praticamente sul camper, sul famoso camper in tour in Inghilterra nel 2019. Cioè, è lì che ci siamo un po' innamorati, ci siamo messi insieme. Ecco. volevano darmi per forza un nomignolo. Sì, lo chiamavamo sempre Maico, e poi è diventato Magico perché comunque. Perché comunque lo spagnolo, non tutti lo conoscono. Maico. Dai, sentiamo il vostro pezzo, Like an Animal, suggerimento per gli amici a casa. Siccome lo dico, togli la base, mi assumo la responsabilità, avete subito una delle più grosse ingiustizie che si è vista all'Eurovision. Come possiamo... Ricordiamo, sono stati eliminati alla semifinale. C'era della roba in finale, onestamente. Non ce ne vogliano. Ma i gusti musicali, però... Cioè, è una conferma per noi. Io ricordo Mara Maionchi che si toglie le cuffie e fa... Ma vaffanculo! Ma proprio veramente in maniera, come dire, piccata. A proposito di Pick & Jacks. Cosa potete fare? Innanzitutto sentire e apprezzare il brano. E poi, una volta sentito, streammarlo in continuazione. Cioè portarlo su, diciamo, su Spotify o su altre piattaforme. C'è anche un video dove balliamo, vi invito a guardarlo. Okay, sei sicuro? Sei sicuro perché l'ho visto. Hai visto? Questo lo rifacciamo. Intanto sentiamo il studio. Poi parliamo del video. Intanto ecco Like an Animal, Pick & Jacks su Radio DJ. Le 846, Like an Animal, Pick & Jacks su Radio DJ. Beh, come diciamo da queste parti, tiraci il guanto, senti che carica. Poi giustamente vi muovete benissimo sul palco, anzi, è arrivato un messaggio che vogliamo farvi sentire. Prego Patrizio. Ciao ragazzi, in gamba, mi fa piacere farvi in bocca al lupo per tutta la vostra carriera, cari Pick & Jack. Saluti Mara Maionchi, bello nome e cognome, come le persone serie. grande se lo dice lei, se lo dice Mara Maionchi, questa è la nostra vittoria all'Eurovision. Esatto. Beh, penso che comunque, al di là del mancato, diciamo, passaggio alla finale, avete ricevuto talmente tanti attestati, l'ho visto anche lì a Liverpool, no? Cioè, penso che poi quello che conta è fare musica e farsi vedere, giusto? No, Gabriele, ma guarda, noi eravamo felici, no? No, ovviamente non eravamo andati lì per vincere. Poi te ci hai visto dopo, eravamo ovviamente ci. Certo, un po' di dispiacere, perché è un inizio. Certo. Poi immaginate il gusto di vedere Pieraccioni adesso. Riparla di quel borgo. Riparla. Aspettiamo a Borgo a Buggiola. A Liverpool l'abbiamo portato. Gli abbiamo rovinato la battuta. Allora, ci sono altri invece messaggi. Veronica, a te la parola, sentiamoli, dai. Così, la famosa. Ma no, ragazzi, ma che figata, siete su DJ! In bocca al lupo, Pick & Jacks! Ciao, Anto da Bologna! Questa deve essere una delle prime, secondo me. Bravo, Anto è una di quelle che dice, adesso è facile che tutti seguono i Pick & Jacks. Io li ho visti quando non avevano ancora il furgone. C'è gente che dice, io il Trio Medusa l'ho vista alla festa della birra di Casoni, capito? Casoni! Occhio a quelli che poi vi scriveranno, ma non sono più quelli di una volta. Troppo commerciale, su DJ, troppo commerciale. Non vediamo ancora, vai. Trio, ma questi sono dei fenomeni. Ragazzi, progetti per il futuro, come funziona adesso? Un po' di concerti l'estate, sì, chiaramente. Certo, abbiamo tutti pomeriggi qui da te. Abbiamo già confermato un festival negli Stati Uniti, Milwaukee. Apriamo ai, se quest'anno non prendono il Covid. Ai Pretty Reckless, non so se ve li ricordate. No, che cosa sono? Lei è Taylor Momsen, ha fatto tipo Gossip Girl come attrice. Accidenti, sì. Era la bambina. No, sono grossi in America, sono molto grossi. Wow. No, Summerfest è uno dei più grandi in America. Un altro gruppo italiano come Måneskin, che apre concerti negli Stati Uniti, ragazzi. Per farvi capire. È la seconda volta. Cioè, l'anno scorso dovevamo aprire a loro, però lei appunto ha preso il COVID. Abbiamo aperto agli Chevelle. In Italia invece nulla ancora. Cioè, sì, un po' di
Italia la stiamo confermando San, pian San Marino piano. Perché ovviamente ovviamente no no in Italia ha detto ma quanto sei puntiglioso Magico. Ora ho capito perché è Magico. Allora poi volevo smentire questa cosa appunto che San Marino ha sempre trattato, è un fattoide, cioè San Marino in realtà poi ha sempre dato dei punteggi piuttosto buoni all'Italia, poi non è che deve darli in automatico, sì, deve piacere alla giuria il pezzo chiaramente. No, chiaro. Seguite naturalmente i ragazzi sui social perché suppongo che lì segnalerete chiaramente eventuali partecipazioni. Yes. Diciamo di altre parti. Yes, e nuova musica. Anche arriva, nuova musica. Arriva. Sì. Però vabbè, tanti i contatti li mettiamo sul nostro, esatto, così almeno condividiamo. Streamate. L'anno scorso, altra esclusione eccellente, anche lì devo dire piuttosto inspiegabile, visto il numero che aveva fatto, e aveva vinto una voce per San Marino proprio lui, Achille Lauro. Attenzione perché c'è una addirittura, beh, stai suonando il piano che ha suonato Giovanni Allevi, per farti capire, che ha firmato. No, sì, purtroppo lo aveva firmato, ma la signora delle pulizie ha cancellato la firma. L'ha cancellato. Sì, di accordo. Comunque è proprio magico. Posso permettermi di dire sono pazzo di Magico. Dovresti essere big io da Biggio. Big io. Comunque cogliamo l'occasione per ringraziare Achille Lauro, cioè ci ha ispirato comunque per partecipare al contest. È stata grazie a lui alla fine. Andrea, Francesco, Tommaso, Marco, quattro grandi musicisti italiani che ci hanno fatto fare una figura bellissima, anche se rappresentavano gli amici di San Marino sul palco dell'Eurovision, e che noi speriamo di rincontrare presto e di risentire presto. Nel frattempo, Pick & Jax, ragazzi, cercateli, canali social per sapere dove suoneranno, e chiaramente streamate il pezzo, perché è l'unico modo, diciamo, per far in modo per far alzare la loro canzone. Anche gratis, quindi. Anche infatti è gratis. Grazie ragazzi, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao. Ciao.